oggi facciamo una cosa che qualcuno dirà non mi sembra. Non dite così che non sarà così. Allora, ho pensato, facciamo oggi i cassoncini. Anche se è fritto, però, ma dove sta scritto che nell'estate non si mangia il fritto? Basta che siamo un po' attenti, possiamo mangiare qualsiasi cosa vogliamo, sempre con cautela, ma esagerare, mi raccomando. E niente, vi faccio vedere gli ingredienti di quello che facciamo oggi. Macinato di carne, formaggio, il dischetto di pasta già pronta per il cassoncino, sale, pepe e olio. Facciamo l'assemblaggio. Allora, mettiamo un po' di pepe, non tantissimo. Prendiamo con le manine un po' di sale, anche quello non tantissimo, perché io come formaggio ti sto usando la caciocca salata, però come sapete potete mettere la mozzarella, non so, qualsiasi formaggio a voi piace. A me piace tantissimo questo formaggio, è molto saporito. E niente, adesso che abbiamo preparato la carne, mettiamola da parte. Adesso che abbiamo preparato tutti, andiamo a riempire i calzaccini. Allora, iniziamo dal nostro primo calzoncino. Lasciate nella loro carta, così evita che si attacchi nel piatto. Prendete un po' di carne, ma non tantissima, perché dovete pensare anche allo spazio per il formaggio. Allora, questo formaggio secondo me è uno dei più buoni che ci sia. Quando li chiudete potete premere anche il composto, vuol dire il ripieno, così siete certo. Dopo aver chiuso, con la forchetta fate così, vedete, così siete sicuro che il vostro bello cassoncino non si disfa. E li mettiamo da parte, mettete pure sul tavolo, non vi preoccupate, il tavolo è comunque pulito. Secondo, siccome a noi piace veramente tanto, perché comunque, come vi ho detto, non è perché è estate, fa caldo, che non dobbiamo mangiare quello che più ci piace, dobbiamo solo essere un po', non essere gordo e mangiare tantissimo, mangiamo normale. Vedete? Così, guardate. Se caso, come è successo appena a me, vi vedete un bucchellino, non fa niente, basta che con le vostre dedine prendete la pasta e la fate chiudere così. Noi comunque abbiamo 15, però non è che facciamo vedere tutto quanto. E così facciamo un altro. Dovete veramente stare attento, perché è un dischetto. Io, per dirvi la verità, le ho comprato pronto. Siccome la mia cucina è veramente minuscola, cerco di fare del mio meglio. Però questo tipo di cosa che posso comprare pronto, lo compro. Le altre cose preferisco fare da me, però questo qua fare da me non mi sembrava proprio caso. Ok, e così continuate fino alla fine. Allora, ho messo la pentola nel fuoco, un pentolino, pentola che avete. E come frittura mi piace molto l'olio di girasole. Come potete vedere, mettiamo, questo ci vuole un bello po' di olio, però non avete pietà, perché il nostro mini, posso chiamare pantaloncini, perché i cassoncini mi viene a volte, ma a volte non mi viene, per non fare brutta figura, va bene, anche se sono straniero non parlo così bene italiano, però non voglio fare la solita figuraccia.
Niente, alziamo il fuoco e facciamo scaldare. Allora, abbiamo visto che il nostro olio è bello bollente, mettiamo il fuoco medio, no, alto, medio, mettiamo il nostro primo calzoncino, bello calzoncino mio, il nostro secondo, ci sta due, sì, ci sta, facciamo solo due perché è la mia pentola. Allora, mia mamma mi ha insegnato questo, questi trucchetti, mentre di una parte sta nella parte dell'olio, non che l'altro non stia, però l'altro sta di meno, continuate ad aggiungere un po' di olio sopra, così, vedete, così, guarda che carino mio calzoncino. Vedete, io ho messo il fuoco basso mentre frigo, perché così sono sicura che all'interno sarà tutto ben cotto, non c'è niente di crudo. Anche se in questa temperatura, guarda, qua si cuoce anche il pensiero, figurati, il nostro bel calzoncino. Non serve girarlo, almeno non subito. Lasciate un paio di... no, un paio, oddio. Adesso possiamo anche alzare leggermente il fuoco, così. Vedete? Dall'altra parte già è diventato morettino. Guarda che spettacolino. Passiamo ancora un po', inizio a schissare questo monello. A me piace il bello morettino, non bruciato, però morettino. Io amo, ok, questo va bene così, io veramente amo questo tipo di fritto, scusatemi, povero Ale, oh, li ho toccati, ma non fa niente, tanto dobbiamo mangiarlo e continuiamo tutto così e ci vediamo alla fine. Che dire? I nostri mini calzoncini, è fantastico, raga, io veramente oggi non ho mangiato per tutta la giornata, ho veramente fame, ma così tanta che io voglio provare in diretta per voi per la prima volta, non ho mai fatto, ma le faccio oggi. Vicina, devo parlare con te, anche la mia vicina lo vuoi adesso, che dire? È buonissimo, è fantastico, fate anche voi, non avete paura perché fa caldo, mi raccomando, non mangiate troppo, sto un po' male, grazie mille di tutti, iscrivetevi, alla prossima, un bacione, bye bye!